venuta soltanto dal loro cuore, ma da tanti ragazzi, tanti amici, oltre alle famiglie, che ricordano sempre con tanto affetto i figli della nostra terra, perché tutti questi ragazzi che oggi ricordiamo, io purtroppo l'ho fatto spesso quando è accaduto ed è capitato la tragedia e l'ho fatto radiofonicamente, però noi cerchiamo sempre, io lo dico spesso, cerchiamo sempre di ricordarli con il sorriso e cerchiamo sempre di portare il loro sorriso nel nostro cuore e anche sul nostro volto, perché poi alla fine loro sono felici, contenti di questi ragazzi che ci hanno lasciato in maniera prematura, però rimarranno sempre nei nostri cuori. Io li volevo tutti ricordare perché poi sono le squadre che faranno parte del torneo. Ormai ben tutti sapete che il 18, il 19 e il 20 di dicembre ci sarà questo torneo intitolato Torneo degli Angeli, che io credo, e dobbiamo prenderci l'impegno un po' tutti in maniera imprescindibile e a prescindere da tutto, dovrà essere un torneo che negli anni dovrà essere realizzato sempre, tutti gli anni, e dovrà essere una com'è la ciclolonga ormai sono 40 anni che Battivaglia è una parte storica e un punto fondamentale della città, così dovrà essere questo torneo, iniziare da oggi e arrivare all'infinito. Noi ricorderemo in questo torneo, poi nei tornei successivi cercheremo di aggiungere anche altre squadre di altri amici che ricorderemo comunque questa mattina. Dionea Zitarosa, Gerardo Marzullo, Gaetano Fresolone, Angelo Foglia, Simona Salviano, Claudia Russo e Luca Toriello, che è un'unica squadra, Francesco Sforza, Danilo Zottoli, Domenico Della Penna, Mario Matonti, Antonio Mastia, Ludovica Trippa, per non dimenticare anche Gigi Granito, Danilo Delle Donne e Gerardo Pecoraro, che non sono stati inseriti per problemi di tempo e di realizzare le squadre, ma che comunque faranno parte integrante di questo torneo, il Torneo degli Angeli. Io volevo sottolineare e ringraziare, non in maniera formale, perché queste cose poi le lasciamo agli altri, perché hanno dato sempre dimostrazione di essere vicini a questi tipi di iniziative, come ad esempio il dottore senatore Napoli e Andrea Minite, perché Andrea è un ragazzo eccezionale, quando ci sono queste manifestazioni, questi tipi di iniziative è sempre presente in prima linea. E poi volevo ringraziare lo straordinario lavoro che stanno facendo soprattutto Livio, ma anche Roberto e tutti i ragazzi dell'associazione, compreso Gerardo Di Franco, certo, che stanno portando avanti con questa associazione nata da pochissimo tempo. Già abbiamo realizzato 2-3 iniziative importanti, dove io ho l'onore poi anche di presentare queste manifestazioni, queste iniziative, come è capitato in occasione della festa di San Cosme e Damiano. Questa associazione è importante a mio giudizio soprattutto perché deve essere un punto di riferimento per tutte le famiglie, tutti gli amici che ovviamente vogliono ricordare i propri cari, e bisogna ricordarli con manifestazioni, con iniziative, cioè dobbiamo essere prima noi a divertirci e automaticamente si divertiranno anche loro dall'aldilà. E poi volevo fare un plauso e soprattutto un ringraziamento speciale, stare vicini io in prima persona, ma tutti quanti, a queste straordinarie mamme che hanno un cuore grande e che poi alla fine dicevo con Livio, gli amici, i fratelli, le sorelle, i papà hanno il grande dolore nel cuore sicuramente, però la mamma è sempre la mamma, e quindi un applauso va. Roberto. Allora, noi vi ringraziamo per essere qui. Ovviamente abbiamo già detto che il Torneo degli Angeli vuole essere un momento di propositivo per proseguire. Per questi nostri ragazzi.
Catena degli Angeli ovviamente nasce non solo per ricordare giustamente questi nostri amici, ma per stare, per avere vicino voi, le famiglie di questi ragazzi, quindi non vogliamo non dimenticare loro, ma non dimenticare. Chiediamo come associazione che noi siamo aperti al vostro contributo, perché questa manifestazione comunque mi ha permesso, ci ha permesso di entrare nelle vostre case, di vedere le vostre storie e dire che possiamo proseguire in questa attività. Abbiamo bisogno di genitori, perché la nostra associazione si rivolge a giovani. Giovani che purtroppo troppo spesso sono bistrattati, però e si trovano in questo mondo fatto nel modo in cui è fatto, insomma, fatto di falsi valori, di false speranze. Quindi abbiamo bisogno dei genitori per poter realizzare iniziative non solo come queste che ovviamente in cui ricordiamo i nostri amici, i nostri figli, i vostri nipoti, ma abbiamo bisogno di realizzare iniziative concrete che possono essere dall'educazione stradale, dal senso civico, dal rispetto delle istituzioni, addentrare questi ragazzi in questo mondo che per loro sicuramente è diventato, hanno un muro di fronte, perché sono tanto evoluti in certi aspetti, ma così poco preparati e così troppo ingenui nell'addentrarsi, pensiamo al sistema burocratico, al sistema politico, che non è quello dei partiti, ma proprio dell'interesse della cosa pubblica. Quindi noi abbiamo bisogno anche del vostro aiuto, soprattutto del vostro aiuto, per andare avanti, perché ripeto, avremo sempre, e io mi auguro che dal 22, visto che il 21 praticamente si chiude questa manifestazione con la messa nel cimitero e con laddove depositeremo questo trofeo, dal 22 possiamo partire sì per programmare il torneo degli angeli 2014, però può essere, deve essere anche, e spero che sia il punto per iniziare un confronto e cominciare a costruire dei progetti seri e concreti per questi ragazzi della nostra città, che hanno bisogno dall'aggregazione che non sia il solito bar o le solite cose, a cose ben più importanti. Quindi intanto vi ringrazio ulteriormente, noi siamo sempre disponibili H24 per qualsiasi cosa voi vogliate sottoporci, proporci o semplicemente invitare. Questo vi aspettiamo dal 18 in poi, seguiteci e cercate di coinvolgere quante più persone possibili, perché il nostro messaggio è di speranza, non è un messaggio triste, il nostro messaggio deve essere di speranza. Di Nita Ziali, Senore Napoli, Andrea Milite, Roberto Fabiano Sole, scusa Fabiano, e gli amici che hanno collaborato a far uscire questa manifestazione grande. Passiamo agli aspetti organizzativi. Noi il 18, alle 19 grosso modo ci ritroveremo al campo Cengei, dove ci sarà una sorta di cerimonia di apertura e proseguiamo con le prime tre partite. Una cosa importante che intendo dire, queste maglie che valiamo grazie all'impegno, al sostegno del senatore Napoli e di Dici Mania, queste maglie che noi vi consegniamo oggi praticamente rimarranno a voi alla fine del torneo, proprio perché noi speriamo che il prossimo anno riusciamo a fare la seconda edizione e quindi li utilizzeremo nel prossimo torneo. Due maglie di questo set che ci è stato dato rimangono a voi genitori,
Una maglia la teniamo noi, la metteremo nella nostra sede con tutte le maglie. E quello che vi diciamo è che alla cerimonia finale speriamo che almeno un rappresentante per ogni squadra, nel momento in cui depositiamo il trofeo, ci sia almeno una maglia. Noi speriamo che siano i genitori, ma anche gli amici, tutti quelli che hanno partecipato al torneo, vengano con questa maglia addosso in modo da rendere insomma più. C'è l'avvocato di Benedetto. No, io sono Noi. Andando di Benedetto, scusi, avvocato. Volevo soltanto dire che quando sono entrata mi sono sentita un po' in difficoltà perché sebbene io sappia che qui seduti ci siano i genitori di tutti i nostri angeli, solo alcuni io conosco che sia proprio qui il genitore. E allora mi piacerebbe che voi ci facciate conoscere, cioè che io sappia chi sono le mamme e i papà, se ci sono o anche io, o solo uno, chi siete? Va benissimo. Sì. Sì, ecco, dopo in maniera informale. Noi una cosa che vi vogliamo, vogliamo una cosa, noi stiamo cercando di essere. Siamo un po' scornosi per dire molto dialetto perché a parte che ci troviamo, però sappiamo di entrare in un mondo un po', cerchiamo di entrare nel vostro mondo, non perché vi siete chiusi, però diciamo entriamo con molta discrezione, come vedete abbiamo cercato una linea un po' soft e mi piace che ecco una proposta del genere, proprio perché non sappiamo se possiamo urtare sensibilità o cose. Voi perdonateci se noi facciamo di questi piccoli errori, però l'occasione della consegna delle noi non ci conosciamo ma ci conosciamo. Infatti, sicuramente. È solo che bisogna di sapere i nomi. I nomi, infatti. Non ci conosciamo ma sappiamo tutti che cosa c'è nel nostro cuore. Infatti. Che è uguale per tutti. Io dico che, ripeto, questa mia, insomma, mi sono un po' timoroso, quindi. Però è giusto che sia così, infatti perciò spero in futuro noi ci spero che ci riuniamo per quindi partiamo da qui conoscendoci per poi fare altre cose. Anche perché ci sarà poi un altro appuntamento, a parte la cerimonia che si terrà alle 19 il primo giorno mercoledì, poi comunque sabato alle 16 ci sarà una messa all'interno della chiesa del cimitero dove verrà depositato e ci sarà una piccola messa per fare una preghiera per tutti gli angeli. Volevo, se era possibile, se il senatore Napoli voleva fare un saluto, un intervento. Grazie. No, io credo che non ci sia nessuno di noi che non sia stato toccato da dolore. Io quando ho perso improvvisamente mio fratello Lorenzo, che molti di voi conoscono, ricordano, pensate che ho perso 12 kg del dolore della morte di mio fratello. Ho avuto una situazione psicologica terribile, giusto andare a Roma, sembra strano, dice, ma come uno può soffrire tanto della morte di un fratello? Sì, io ho sofferto veramente tantissimo, al punto che nemmeno io immaginavo che potessi avere tanto dolore. E ho cercato di capire in quel momento il dolore che hanno provato mamma e padre, io dico anche i padri, tu hai ricordato le mamme, ma anche i papà sono parte importante di questo dolore. Perché la cosa più naturale che secondo me ci può essere è quello di accompagnare il proprio figlio o la propria figlia. Io ho accompagnato mio fratello e quando dopo un anno un gruppo di amici di mio fratello ha deciso di ricordarlo attraverso due suoi libri che sono stati pubblicati in quel periodo, devo dire che sono stato contento, perché dicevano i greci, sventurati il popolo che non ha memoria. E allora ho provato un grande dolore quando nella sala consiliare abbiamo rappresentato questi suoi libri, questi suoi scritti, però nello stesso tempo il mio cuore era contento, ma tutto sommato Lorenzo ha lasciato una bella traccia, se qualcuno ha ritenuto di ricordarlo dopo un anno. E quando sono riuscito a dare un contributo anche significativo a Don Ezio Micelli per la Casa Speranza, perché attraverso la Fondazione Vodafone abbiamo dato 150.000 euro a Don Ezio e stanno costruendo una falegnameria sociale per i detenuti,
per gli ex, per quelli che stanno lì, quella struttura che sta nascendo, mi disse a Don Nezze, ma tu in cambio che cosa possiamo fare? Cioè, a me farebbe piacere una cosa, che voi un giorno quando sarà finito mettereste una targhetta, mio fratello era agronomo, falegnameria sociale Lorenzo Napoli. Non voglio più niente, voglio che sia ricordato, perché era una persona buona, sempre disponibile, insomma, non è che ve lo devo dire io. Poiché tutti noi siamo di passaggio, che cosa desideremo? Essere ricordati. Allora, quando mi hanno proposto di aiutare, insomma, sciocchezza, insomma, occupando queste cose, non solo ho fatto con piacere, perché molti di questi ragazzi li abbiamo, come dire, abbiamo sofferto insieme a loro, ma perché credo che una comunità riesce a trovare un punto d'incontro non soltanto quando pensa al proprio futuro, dicendo noi dobbiamo costruire un futuro per cui abbiamo fatto determinate cose di cui possiamo essere orgogliosi, ma soprattutto quando per un attimo si ferma e pensa anche a ciò che è stata una comunità. La comunità, vedete, si forma attraverso momenti di gioia, ma anche attraverso momenti di dolore. Gli inglesi, gli irlandesi, che sono stato là, hanno questo momento di incontro. E allora diventa questo anche un momento di incontro e di gioia. Molti di voi hanno fatto il classico come me, ricorderanno che Foscolo nei Sepolcri riteneva che il momento di stare in cimitero non fosse un momento di tristezza, ma fosse un momento di ricordo e anche, come dire, di colloquio. Quindi quello che ha detto Anna Maria Di Benedetto io lo trovo straordinario, quello di dire condividiamo tra di noi un dolore comune, quello cioè di ricordare i nostri ragazzi che sono morti improvvisamente. Io mi associo alle cose che diceva il Presidente, perché vedete, questi momenti devono essere anche momenti di riflessione su perché sono successe certe cose e se uno le può anche, come dire, evitare. Anna Maria, ricordo bene quando lei segnalò che quelle strade famose non erano sicure e quindi c'era una responsabilità collettiva delle istituzioni che debbono intervenire. Allora, questa associazione, io sono contento che voi diciate, è la prima, ma vogliamo continuare a farla vivere. Cioè non è la prima esperienza questa del Torneo degli Angeli di quest'anno, quindi io vi sosterrò anche per l'anno prossimo senza problemi, ma deve essere un momento di incontro presso la sede che avete e di riflessione sul fatto che ci deve essere prevenzione nella, come dire, nella infortunistica stradale, ci deve essere un uso attento dell'alcol. Vedete, tutti quanti parlano del danno del fumo, io sono un non fumatore e mi batto da sempre cercando di spiegare a chi fuma che il fumo gli fa male. Però viene molto sottovalutato l'uso dell'alcol. L'alcol è un'altra delle cause, purtroppo, molto diffuse tra i giovani, che rappresenta una delle cause degli incidenti giovanili. Allora noi dobbiamo fare tesoro dell'esperienza, ricordarli adesso con questa manifestazione sportiva, a cui mi auguro ci sia anche partecipazione da parte dei cittadini, non solo delle famiglie, ma dei cittadini. E io ricordo una cosa che mi colpì molto. Andai a trovare una signora che aveva perso il figlio e a un certo punto rimanemmo poche persone a casa sua, ancora il ragazzo stava lì, e a un certo punto mi disse una signora, disse vedi Roberto, adesso stanno tutti quanti qua, tutte le persone stanno qua, ci stanno vicine eccetera, però vedi il momento più triste, e lei aveva perso un figlio lo stesso, non è oggi, è dopo, le persone che tu vedrai il giorno dopo. Persone, cioè che il giorno dopo si fanno vedere e dicono ti serve qualcosa, stai solo, hai bisogno di qualcosa. Allora io mi auguro che questa iniziativa sia l'iniziativa del giorno dopo, cioè quella di chi dice io voglio stare a fianco a quelle famiglie che hanno perso un figlio, una figlia e possono avere anche delle difficoltà, possono avere anche queste cose. Io ho avuto la grande fortuna di vivere tra Roma e Battipaglia, quindi ho una visione, come dire, della mia città anche un po' più razionale, meno passionale. E tutti, come dire, dicono Battipaglia negativa. Io vedo anche le positività invece. Vi posso assicurare che personalmente, essendo nato qui, cresciuto qui, figlio agricoltore, vedo per esempio una comunità fatta di tante persone per bene, di persone semplici che si vogliono bene, che riescono a trovare solidarietà. Se ci volessimo bene un po' più anche noi, sul piano personale e collettivo, forse Battipaglia sarebbe anche una città più gradevole, più apprezzabile e meno. Vi dico che fare l'amministratore o l'istituzione è difficilissimo in questa città. Noi ci auguriamo che Battipaglia trovi quella serenità di saper costruire un proprio futuro attraverso i ricordi del passato e attraverso, consentitemi anche facendo gli auguri ad Andrea che oggi festeggia il suo onomastico, perché Andrea Apostolo oggi, quindi
di un ragazzo giovane lì, di appena 29 anni, che ha messo in piedi una struttura che dà lavoro a quasi 40 giovani della sua età, con grandi sacrifici, con grandi difficoltà, che è vicino a queste iniziative come lo siamo noi, e oggi usciamo da questa sala con un aspetto anche positivo. Vedete, Anna Maria, te lo dico perché sai quanto voglio bene, come voglio bene le altre, ma non guardiamo sempre le cose negative, che va male questo, male questo, e cominciamo a vedere anche il fatto che qui ci sono persone che... Io sono positiva. Bravo. Cioè, voglio dire, che tu lo sei, ma vorrei trasmettere, come dire, questa positività con una frase che io dicevo quando facevo il medico. Quando facevo il medico, entrava uno e diceva, dottore, allora io dico, guarda, ti posso dare un consiglio? Da uno che ha perso il padre che aveva 18 anni, io ho 18 anni, ero orfano di padre, so che significa perdere un genitore. La differenza tra l'uomo positivo e il negativo, ve lo dico proprio come medico e come amico, è in una parola sola, ciò che ho e ciò che mi manca. Allora, quando uno entra in uno studio medico comincia a dire, dottore, mi manca l'altezza, mi manca il peso, mi mancano i soldi. Allora io dicevo sempre questa frase, alto, fermati un momento. Tu come sei entrato in questo studio? Con le mie gambe, benissimo. Significa che tu cammini, ci sono tante persone paraplegiche sulla carrozzella. Mia cognata down, che colpa tiene che è down? Per un cromosoma è down. Ma tu, stiamo parlando di te, quindi abbiamo la voce. Tu pensi alle centinaia di migliaia di persone che sono mute. Mi stai guardando, quindi c'hai gli occhi. Tu pensa alle centinaia di migliaia di persone che sono cieche. Allora, se noi la mattina, quando ci alziamo, Lucio, invece di dire ciò che ci manca, apprezziamo ciò che abbiamo, cioè le gambe, la salute, gli occhi, le mani che tanti altri non hanno, allora la vita la vediamo in modo completamente diverso. Questo è un consiglio che io mi permetto di dare e che mi ha sempre aiutato, anche nei grandi momenti di difficoltà, che tutti passiamo, perché non credete che io non ne abbia passati in difficoltà, però la mattina dico, Signore, ti ringrazio per le cose che ho, non per quello che mi manca. Se voi vedete la vita in questo modo, vi renderete conto che veramente certe volte lamentarsi è sbagliato. È il consiglio che vi do anche per superare questo dolore, la famiglia, l'insieme e la comunità che vi vuole bene. Grazie.